gioia di potere. Reverendissima, a nome della comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo, le rivolgo il più caloroso benvenuto per essere oggi in questo giorno così speciale in mezzo a noi. Saluto l'architetto Antonio Ricci, direttore dell'ufficio tecnico della Curia di Foggia Bovino, e tutte le maestranze che in questi mesi si sono avvicendate per portare a compimento i lavori di riqualificazione dell'ex asilo, oggi oratorio San Paolo Apostolo. Il motivo che ci vede riuniti è di grande importanza e di portata storica per la nostra parrocchia. Oggi molto probabilmente si scrive una delle pagine più belle della storia della nostra comunità. Oggi l'oratorio San Paolo Apostolo diventa realtà. L'impegno, ma direi la incoscienza del parroco, che poi è santità, perché oggi la Chiesa non deve avere solo il luogo per pregare, ma deve essere un luogo di nostre strutture. Non ne abbiamo bisogno per crescere in umanità. Non abbiamo solo necessità di avere il tempio per pregare, ma abbiamo necessità di avere invece tanti spazi dove Gesù è in mezzo a noi e ci fa crescere. Di spendere tanti soldi per abbellire a volte delle situazioni ecclesiali, non abbiamo bisogno dell'oro delle chiese, abbiamo bisogno del cuore dei bambini e dei ragazzi. Signore, ti ringraziamo per l'Eucaristia e il Vangelo, che sono il fulcro della vita comunitaria. Ti chiediamo in particolare che questi ragazzi e i giovani siano sempre al centro del nostro cuore e dei nostri pensieri. Portiamo in questo oratorio la forza dello Spirito, perché dispersi tante volte con la cattiveria e l'inimicizia, ritorniamo a te con tutto il cuore. Thank you.